note del maestro Rosaria Belmonte hanno sottolineato l'arrivo nella collezione Bank Artis della BCC Mediocrati della scultura di Mario Sposato dal titolo Oltre la luce. Quest'anno è un'opera d'arte fatta da uno scultore calabrese, ovviamente, che appartiene al nostro territorio proprio perché è originario di Acri. Questa volta, oltre ad essere un'opera d'arte, è anche un'opera che va ad arricchire sul piano sociale proprio il nostro territorio, perché è un'opera creata con l'arte del riciclo che ci inorgoglisce anche per questo. La collezione Bank Artis annovera già i lavori di alcuni tra gli artisti di origini calabresi più noti della scena contemporanea. L'opera di Mario Sposato è realizzata con fili d'acciaio che, grazie alla manipolazione dell'artista, si trasformano in un crocifisso luminoso ed imponente. Io ho scoperto quest'artista, credo 5 anni fa, andando a Crotone e visitando il suo laboratorio, e mi aveva già incuriosito molto questa sua interazione con materiali vari e che adopera anche materiali di scarto, per qualche verso non nobili, che attraverso la sua arte ritornano a una nobiltà d'arte. È un'opera che indubbiamente, oltre al suo valore estetico e perché no anche economico, porta il valore sociale che portano tutti i beni culturali naturalmente, ma nel suo caso la sua produzione porta anche un valore etico, che è un valore di riutilizzo di beni che altrimenti andrebbero perduti, invece vengono riportati e nobilitati a un livello superiore grazie al lavoro dell'artista, che ne fa qualcosa di importante, come l'opera che viene presentata questa sera, che inoltre aggiunge anche un valore simbolico e storico veramente alto. È stata realizzata con dei materiali di riciclo, perché al di là dell'immaginazione, al di là della luce, questo Cristo che si fa creare con soltanto delle manualità, diciamo. Io, utilizzando materiali di riciclo, è un messaggio che voglio dare anche a tutta la nostra popolazione, la nostra città, la nostra Italia, il nostro mondo, quello di essere più bravi, essere più educati, essere più e rispettosi per la natura e per tutto ciò che dovremmo buttare può diventare arte. Come di consueto, all'ingresso della nuova opera nella collezione della Banca Mediocrati seguirà nella primavera del 2019 una personale dell'artista presso il MACA, il Museo di Arte Contemporanea di Acri.